Si può ancora condividere Netflix con Gams Go? La risposta è in questo video. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Oggi torniamo a parlare di Gams Go, una piattaforma della quale ho già realizzato dei video in passato e che consente di acquistare account condivisi dei più noti siti di streaming, quali Netflix, Disney Plus, Spotify e tanti altri. I prezzi per l'acquisto di questi account sono davvero convenienti e, come se non bastasse, con il codice sconto che vi lascio in descrizione video, potrete avere un ulteriore sconto su tutti i vostri acquisti. Ho deciso di realizzare un nuovo video su questo argomento perché sempre più spesso nei commenti mi vengono poste domande simili tra loro, e cioè: è ancora possibile condividere Netflix con Gams Go? Oppure, la piattaforma funziona ancora? Dunque, con il video di oggi voglio rassicurare tutti sul fatto che Gams Go funziona ancora benissimo, come sempre, e voglio darvi anche qualche ulteriore chiarimento. Prima però è bene spiegare per chi non conosce il servizio di cosa si tratta. Gams Go, come già detto, è una piattaforma che consente di acquistare account condivisi dei più noti siti di streaming, come Netflix, Disney Plus, Spotify, eccetera. Per account condivisi si intende che un account a gestione familiare viene condiviso tra più persone e quindi il costo di acquisto viene a sua volta ripartito tra i diversi acquirenti, portando così ad un grande risparmio per tutti. Qual è il vantaggio? Che mentre per l'acquisto di un account familiare dovreste voi stessi trovare altre 3 o 4 persone disposte a sottoscrivere quell'abbonamento, in questo caso è Gams Go a mettere insieme gruppi di persone e a ripartire il costo tra quei gruppi. La procedura per acquistare questi account è molto semplice. Basta infatti collegarsi al sito www.gamsgo.pro, del quale vi lascio anche il link diretto in descrizione video per facilitarvi il tutto. Una volta collegati al sito potrete scegliere se iscrivervi oppure se effettuare l'accesso senza iscrizione, inserendo la vostra email e richiedendo, tramite un clic qui, un codice per il singolo accesso. Questo codice vi verrà inviato immediatamente sulla vostra email. Appena effettuato l'accesso vi troverete davanti questa schermata con tutti i servizi che è possibile acquistare in condivisione. C'è Netflix, Spotify, YouTube Premium, Disney Plus, Paramount Plus, eccetera. E tra le novità rispetto al passato troviamo adesso anche Office 365, Duolingo, Canva e Adobe. Comunque io mi concentrerò su Netflix visto che è il servizio più ricercato. Per acquistare un account condiviso a Netflix dovrete cliccare su Acquista adesso. Potrete poi scegliere la durata della sottoscrizione, 3, 6 o 12 mesi. Ovviamente il prezzo aumenta all'aumentare della durata. E potrete scegliere se acquistare un account condiviso con utenti scelti da Gams Go o se acquistare direttamente l'intero pacchetto e decidere voi con chi condividerlo. Ovviamente, prima di procedere con l'acquisto, inserite il codice sconto che vi ho lasciato in descrizione video per avere un ulteriore sconto. Lo sconto vale anche per l'acquisto degli altri servizi, ovviamente, non solo per Netflix. Dopo aver applicato il codice sconto, potrete procedere al pagamento tramite una qualsiasi carta di credito o di debito ed avrete immediatamente il vostro abbonamento attivo. Per utilizzare l'account appena acquistato, dovrete collegarvi al sito ufficiale del servizio acquistato, in questo caso Netflix, ed effettuare l'accesso a questo con i dati forniti da Gams Go. Dati che troverete nella sezione sottoscrizione. Quindi dovrete copiare il nome utente fornito e la password fornita, ed incollarli poi sul sito ufficiale del servizio di streaming. Una volta effettuato l'accesso potrete godervi il vostro abbonamento a 360 gradi. Nella vostra area abbonamenti di Gams Go, sotto il nome utente e la password, trovate anche il numero di profilo che vi è stato assegnato e che quindi dovrete utilizzare. Nel mio caso è il profilo numero 2.
Mi raccomando, per un corretto funzionamento e per rispetto degli altri utenti dovrete sempre utilizzare il profilo che vi è stato attribuito. Passiamo ora ad un'altra informazione aggiuntiva rispetto al passato. Poiché si tratta di account familiari, a volte, quando si effettua l'accesso con nuovi dispositivi, potrebbe comparire un messaggio che recita: questa TV o dispositivo non fa parte della famiglia. Per ovviare al problema, GamsGo ha inserito un'apposita sezione sulla quale cliccare e che vi darà dei semplici passaggi da seguire per sbloccare la situazione. Una volta eseguiti, tutto riprenderà a funzionare correttamente. Tutto qui. Oltre a questo piccolo accorgimento, non ci sono altri problemi sull'utilizzo della piattaforma, che funziona correttamente al 100%. Un'altra domanda che mi ponete spesso è se è possibile utilizzare l'account acquistato su diversi dispositivi. La risposta è sì, potrete utilizzare l'account acquistato su diversi dispositivi, come ad esempio un PC, un tablet, una smart TV, lo smartphone, eccetera. Ma ovviamente se avete acquistato un solo account condiviso non potrete utilizzarlo contemporaneamente sui vari dispositivi, ma solo su un dispositivo alla volta. Quindi se l'account è in funzione sulla smart TV non potrete contemporaneamente azionarlo sullo smartphone, ma potrete farlo in momenti diversi su uno alla volta. Bene, penso di aver chiarito i vostri quesiti più frequenti. Come al solito, in descrizione video trovate il link al sito ed il codice sconto valido sia per il primo acquisto sia per i rinnovi. Io spero che questo video vi sia stato utile, se così è stato vi invito a lasciare un bel like, ad iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto, attivando la campanella delle notifiche accanto al pulsante iscriviti per non perdere nessun nuovo video che uscirà sul canale. Sul canale trovate video unboxing, recensioni e tanti altri video speciali. Bene, per oggi è tutto, io vi saluto, alla prossima!